E brum, e brum, è un rullo a compressore. Brum, brum, un rullo a compressore. Brum, 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 brum. Dai, che siamo fortissimi. Oh, superiamo l'altro livello? Prossimo livello? Qual è il prossimo livello? Eh? Ah, livello infortunio di Ibra, passato. Livello infortunio di Kier, passato. Livello 6 titolari fuori, passato. Livello titolari fuori e giochiamo anche in 10, non lo so. Cosa dobbiamo fare? Ma cioè, ogni partita c'è un livello da superare, che stiamo giocando a Super Mario. Ma li superiamo tutti, li superiamo tutti, li superiamo. Da grande squadra, da grande squadra, da grande squadra, squadra, grande. Dai, dai, che ci voleva, ci voleva, ci voleva, ci voleva. Ho sofferto oggi, eh. Oggi sofferenza. Meno male che è tornato Super Simon, ha fatto quel primo intervento subito. Che c'era Caprari, bravo, bel rigore Caprari, bravo, mi sei piaciuto. Doppia finta, passo, doppio passo. Simon lo guarda. Ma smettila, gli ha detto. Si è spostato, gli ha portato via la palla. E lì mi sono subito imbarzottito. E poi mi è imbarzottito. È rimasto tutta la partita fino all'ottantesimo. Pioli me lo toglie. Ho detto no. Mi toglie Super Simon e Super Calabresello insieme. Ho avuto un po' di paura. Però è stato coraggioso Pioli. È stato coraggioso. È stato coraggioso a tenere Leao. Perché tanti allenatori, dopo che per tre volte non ha seguito l'uomo al primo tempo, sai dove lo mandavano Leao? Fuori dallo stadio. Nel senso che non solo lo toglievano, ma mai più l'avrebbero fatto giocare. E invece Pioli no. Gli ha dato fiducia, perché Pioli è un coccolone, è un coccolone, uno che sta lì, se li coccola, se li tiene, li sa come li deve trattare. E poi Leao si trova quella parabola alla Ibra. Cosa gli devi dire? Cosa gli devi dire? E lì ti può dire, mister, io non è che sono uno che torna, sono uno che fa. Ero già in ritardo, perché di solito sono l'uomo dei record. Fatto un po' tardi, scusate il ritardo, sono arrivato un po' dopo. Sono arrivato un po' dopo, però gli era messo. Dai, tra l'altro sarà un caso che torna Kier e non prendiamo gol. E voi mi direte perché ha sbagliato il rigore. Ok, ma io parlo dei gol su azione, lascia stare i rigori, che quelli si possono segnare e sbagliare. È tornato Simon, non prendiamo gol. Tra l'altro mi pare 17esima partita che facciamo due gol a partita. Perché anche oggi ne abbiamo fatti due. Cioè, per chi non se n'è accorto, anche oggi ne abbiamo fatti altri due. Sono tipo 40 partite con gol, ma 17 con due gol, che è uno stra record. Abbiamo battuto lo scorso record di almeno 2-3 partite. Quindi questo qua è il Milan dei record che vola. Il problema qual è? Vi do una cattiva notizia. In questa allegria. Pronto? La Serie A? Siamo ancora primi. Ci sentiamo domani. Tolta la Serie A, che ci sentiamo domani. In realtà oggi, guardando le altre, no? Guardando l'Inter, guardando i cuginetti, no? Cioè, mi sembra come oggi Inter Crotone, mi sembrava come se io voglio fare a pugni con Super Slot, no? Con uno molto più grande di me. E quindi cosa faccio? Mi metto là e lo riempio di pugni. Pam 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 pam. Questo sta lì, si prende tutti i miei pugni per 50-60 minuti. Poi si stufa, fa così. Alla Bud Spencer, tipo, no? Bam! E chiude la partita 5-0, 6-2, 6. In una tranquillità di superiorità. Noi invece ogni partita la dobbiamo lottare per superare sempre un livello diverso. Adesso vediamo se arrivano i livelli anche loro. Adesso non so cosa si è fatto Lukaku, spero niente di male, perché io spero sempre che tutte le squadre giochino con tutti i titolari, perché è giusto così, mi piace giocare con tutti i titolari. Vediamo se magari arriva qualche difficoltà anche per gli altri. Non è che possiamo avere difficoltà solo noi. Adesso la prossima giochiamo con la Juve. Oggi abbiamo speso tantissimo, perché abbiamo dovuto spendere tantissimo per portare a casa questa partita in 10, perché questo Benevento volava, volavano questi qua, correvano come i matti, bam, 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 bam. Come i matti volavano. Ormai c'era Super Gigio, mamma mia Gigio. Dopo, domani comunque vi faccio l'analisi, parliamo anche di Super Gigio. Siamo senza Tonali, dovrà giocare Krunic contro la Juventus, già mi metto le mani nei capelli.
continuavo a non avere sai me che, e ormai è tornato io. Occhio che è tornato anche oggi, me ne sono accorto che non c'era, voi ve ne siete accorti? Io me ne sono accorto che non c'era Teo, e quindi me lo devo ricordare. Va bene ragazzi, ci vediamo domani per la, anzi ci vediamo stasera in live, ore 23, siamo io, Asso, Veronica e Caffè Napoli, quindi stasera in live alle 23 sul canale 3 uomini e un pallone, per chi non si è ancora iscritto andatevi a iscrivere, mettete la campanella, e poi domani solita analisi alle 6:30, ci vediamo domani, dai! Dai che siamo ancora primi. E per il sorpasso? La prossima volta. Ciao. Ciao sorpasso. Ciao.